dal 30 è proprio sgombrato. Ci sono ragazzi che hanno problemi di salute, hanno fatto tutta la fila, hanno visto la macchina di carabinieri, che anche la macchina di carabinieri stanno a fare il controllo sull'autostrada. I ragazzi sono scappati, sono paralizzati di paura, hanno paura alcuni ragazzi sulla strada. Anche ci sono quelli di che fanno richiedenti d'asilo qua in Italia, dormono sulla strada. Onestamente vi dico, io so che cosa è dormire sulla strada, l'ho vissuto e non auguro a nessuno, specialmente in questo momento, in questo periodo, che dormire fuori, cambio di tempo, le persone si ammalano di più. Anche io quando sono arrivato in Italia ho vissuto tipo questa situazione, adesso sto bene. Ho avuto la tubercolosi, ho fatto quasi 7 mesi di terapia qua a Policlinico Malattie Infettive Tropicali. Io auguro che il responsabile trovi un altro posto, per favore, le persone dormono sul tetto. Dall'inizio ho fatto la mia scelta, ho detto ok, sono salvo, sono vivo, ok, rimango qua in Italia, non vado da nessuna parte. Ho fatto il deserto, ho poi attraversato il mare. Ho fatto Niger, Libia, e Libia, Lampedusa. Era un'esperienza pesante, tosta. Una notte, prima, a mezzanotte, da quando io ho messo la mia gamba, prima gamba, lato destra, dentro di me, ho detto, ok Dio, la mia vita ti appartiene a te, o vivo o muoio, a te la scelta. 2 giorni sul mare, ho avuto vertigini per 2 giorni, vomitavo, prima faccio vomito ciò che ho mangiato, poi ho cominciato a vomitare verde, dopo sto vomitando bianco così. Siamo arrivati a Lampedusa quella sera, ho visto la bandiera di Croce Rossa, guarda costiera, è la Croce Rossa e mi hanno salvato, non dimentico questo. Ho messo i miei piedi sulla terra, ho detto Dio ti ringrazio, sono vivo, la vita continua. Da Lampedusa mi hanno trasferito a Crotone e da Crotone sono venuto a Roma, da Napoli, ho fatto 2 settimane a Napoli, sono andato in Calabria, a Rosano per raccogliere arancia. Dopo la rivolta del 2010 lo hanno trasferito tutti noi a Crotone di nuovo per identificazione. Roma, veramente io dico dove sono, che mondo è, troppo vago, troppo grande, anche per andare una via non riesco. E questi sgomberi mi dispiace per loro, specialmente per loro, è pesante, ma non so che dire, non ho idea. Non c'è immigranti economici o c'è la guerra, tutti siamo nella stessa barca. Qualsiasi paese, uno lascia il suo paese perché il problema che l'ho fatto uscire da questo paese. Io non voglio lasciare la mia casa perché il mio problema è che mi ha fatto uscire la mia casa. Sì, non c'è guerra, ma la dittatura, l'abuso al potere, problemi familiari, fame, malattia. La maggior parte dei paesi in Africa, se tu non hai soldi puoi morire con la febbre, nessuno ti tocca se non hai soldi per pagare le medicine. Poi il diritto, vengono per avere una vita migliore, non è che vengono qua per fare casino, se uno fa casino c'è la legge vale per tutti.